deve essere un pordenone importante quello di domani, perché troviamo una squadra forte di fronte e dobbiamo essere bravi veramente a dare il meglio di noi. Noi dobbiamo giocare come sempre la nostra partita, intensa, concentrata, fatta bene praticamente, e avere le motivazioni importanti come abbiamo avuto tutto questo campionato. Solo continuare sulla nostra strada, pensare solo a noi stessi. Troveremo un Pescara di qualità, perché di qualità ne hanno tanta, e soprattutto davanti, hanno tanta qualità tecnica, tanti valori, e quindi noi dobbiamo pensare esclusivamente alle cose nostre. La consapevolezza della tua domanda, che ripeto, da parte degli avversari proveranno ad avere una reazione a queste situazioni, ma non mi sembra una squadra in difficoltà, vista nelle partite che ho esaminato, nemmeno l'ultima che hanno perso in casa, anzi, ho visto una squadra che ha avuto una grande reazione, tutt'altro che una squadra dimessa. Infermeria abbiamo due giocatori fuori, che sono non convocabili, sono Ciuria e Zanon. Ciuria ha ancora un problema dall'ultima di campionato con la Cremonese. Zanon invece ha avuto problemi in un dente nel giudizio, e quindi si sta prendendo antibiotici ed è bloccato, non è in grado di essere con noi. È stato fermo per 2-3 giorni, fino a ieri si è andato con la squadra regolarmente, Strizzolo. Prima aveva fatto un altro giorno, prima a parte, però ha recuperato bene, quindi è a disposizione. Avere le scelte, l'ho sempre detto, è la cosa migliore, perché c'è stata sempre una buona rotazione. Se vediamo la nostra rosa, hanno giocato abbastanza, insomma, un po' tutti, non c'è stata tutto, e sarà così anche domani. Rientrerà il Micci sulla corsia sicuramente di destra, in mezzo al campo ancora un dubbio, appunto, su chi mettere tra trequartista interno, e davanti io lo stesso, visto che Luca sta bene, la possibilità, le scelte tra quale coppia mettere assieme.